Hi guys, welcome back to my lessons. Ciao a tutti e bentornati alle mie lezioni di inglese. La lezione di oggi vi vuole proporre un trucco, o meglio dire una tecnica, per imparare quelli che sono i verbi al simple past e i participi passati irregolari. Siccome sono tanti e siccome non è sempre semplice ricordarseli tutti, secondo me c'è un modo molto efficace per farlo e anche abbastanza semplice rispetto ad impararli banalmente dall'ordine alfabetico come tantissimi libri o la maggior parte degli insegnanti propone. E questa tecnica prevede di praticamente associarli e raggrupparli in appunto categorie di verbi che si scrivono in maniera simile e anche si pronunciano in maniera simile, quindi sia il suono che la scrittura, essendo diciamo simili, ci facilita la memorizzazione. Quindi questa è una tecnica che spero vi possa essere utile. In questo video troverete tre verbi ad esempio per ciascuna categoria, perché sennò altrimenti sarebbe un video lunghissimo, e soprattutto si tratta dei verbi più importanti. Se volete l'elenco completo, nel link dei commenti ci sarà un documento scaricabile al prezzo di 2,50 euro, dove troverete l'elenco completo dei verbi più importanti della lingua inglese, un esercizio di completamento, le soluzioni per vedere anche come siete andati e poi le tecniche per memorizzare in generale non solo i verbi, ma se volete anche i vocaboli nella lingua inglese. Cominciamo subito. La prima categoria prevede i verbi come blow, blew, blown, che significa soffiare. Poi abbiamo grow, grew, grown, che vuol dire crescere. E anche simile a loro abbiamo throw, threw, thrown, tirare. Oppure anche se volete gettare. Avete visto che blow, blew, blown, grow, grew, grown, throw, threw, thrown sono simili sia nel suono che nella scrittura? Se già uno riesce a ricordarsi questi tre verbi messi insieme, ha più facilità poi nel ricordarsi che facevano parte dello stesso gruppo. Se si ricorda uno dei tre, riesce a risalire all'altro. Siete d'accordo? Vediamo la prossima categoria. Nella prossima categoria troviamo sleep, slept, slept, che vuol dire dormire, sweep, swept, swept, che vuol dire spazzare, keep, kept, kept, che vuol dire mantenere. Ancora una volta nell'infinito c'erano due E con un suono di una I allungata, sleep, keep, e poi abbiamo slept oppure kept sia nel participio passato che nel simple past che al participio passato, e quindi questo ci aiuta ancora una volta nella memorizzazione. Un'altra categoria è per esempio break, broke, broken, che vuol dire rompere, speak, spoke, spoken, significa parlare, wake, walk, woken, che vuol dire svegliare. Avete sentito che ancora una volta sia per la scrittura che per il suono sono simili? Quindi questi hanno una K, hanno una O, K, E nel passato remoto e invece can nel participio passato. Altra categoria, abbiamo take, took, taken, prendere, shake, shook, shaken, scuotere. Quindi anche qua per suono tra il participio e il simple past si assomigliano. In questa categoria invece per esempio abbiamo bring, brought, brought, che vuol dire portare, buy, bought, bought, che vuol dire comprare, fight, fought, fought, che vuol dire combattere o anche litigare in altri contesti. Un'altra categoria ancora, abbiamo i verbi che sono per esempio learn, learnt, learned, imparare, dream, dreamt, dreamt, sognare, spell, spelt, spelt, fare lo spelling, in italiano si dice compitare. Ancora una volta abbiamo della grafia simile e un suono anche. Prossima categoria, spend, spent, spent, spendere o trascorrere, lend, lent, lent, dare in prestito, send, sent, sent, inviare e spedire. La prossima categoria sono quelli più amati dagli studenti della lingua inglese, ovvero quelli che tra l'infinito, il passato remoto e il participio non cambiano. Vediamoli insieme. Ad esempio abbiamo cut, 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 che vuol dire tagliare, hit, 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 che vuol dire colpire, put, put, put,
che vuol dire mettere. A questa categoria, attenzione, vi faccio un piccolo excursus per dirvi che c'è un verbo che sembra appartenere a questa categoria, ma si scrive uguale sia tra l'infinito, il passato remoto e il participio passato, però attenzione che la pronuncia è diversa. Sto parlando del verbo leggere. Facciamo attenzione. Read, read, read. Come il colore, quindi mi raccomando, si scrive uguale ma si pronuncia diversamente. Altra categoria. Abbiamo drive, drove, driven, guidare o condurre. Write, wrote, written, scrivere. Andiamo avanti. La prossima categoria invece abbiamo sing, sang, sung, cantare. Begin, began, begun, iniziare. Ring, rang, rung, che vuol dire suonare, però per esempio il campanello. Quindi abbiamo in questi verbi la i per esempio nell'infinito. Abbiamo una A nel passato remoto e una U nel participio passato. Prossima categoria abbiamo find, found, found, trovare, sell, sold, sold, vendere, tell, told, told, dire oppure raccontare. Quindi questi si assomigliano, magari meno rispetto ad altri, però nell'elenco completo vedrete che ci sono altri verbi che effettivamente sono proprio orecchiabili e appartengono a questo gruppo. Altra categoria c'è say, said, said, dire, lay, laid, laid, giacere oppure deporre, pay, paid, paid, che invece significa pagare. Qui abbiamo una Y all'infinito, una A, una I, una D nel passato remoto e idem dicasi abbiamo il participio passato che è identico al simple past. Alla prossima categoria invece appartengono tear, tore, torn, che vuol dire strappare, wear, wore, worn, che vuol dire indossare, swear, swore, sworn, che invece vuol dire giurare. Questo è proprio molto molto simile, eh? Sia di questa categoria che di quella precedente nel documento completo non trovate altri esempi perché sono gli unici che appartengono a questa categoria. Proseguendo invece troviamo have, had, had, che significa avere, verbo molto importante, win, won, won, che significa vincere, sit, sat, sat, che vuol dire sedersi, per esempio. Questi verbi qua invece hanno l'infinito che è a sé stante e il participio passato e il simple past che invece sono proprio uguali tra loro due. L'ultima categoria è rappresentata dai verbi che sono completamente irregolari. Per loro non c'è una vera e propria regola se non ricordarli e avere una piccola, diciamo, tecnica di memorizzazione che vi faccio vedere tra poco, di scriverli su un cartoncino e poi, diciamo, girarlo per ricordarsi l'infinito e dietro la sua coniugazione. Poi vedrete, tra qualche istante vedrete proprio come si realizza questo cartoncino. Allora, abbiamo nello specifico il verbo andare e diventa go, went, gone. Il verbo invece fare come ausiliare, vi ricordo che è importantissimo, diventa do, did, done, ancora una volta irregolare. E poi uno dei verbi più importanti in generale in tutte le lingue del mondo è il verbo essere. Il verbo essere si sa, e se è proprio irregolare, vi ricordate anche dal presente semplice, dal simple past, perché cambia a seconda della persona. L'infinito è to be. E poi abbiamo was e were per il simple past, was per la prima persona singolare e per la terza persona singolare, e poi per il participio passato invece abbiamo been. Quindi questi, diciamo, sono quelli irregolari. Poi c'è l'ultima categoria che voglio farvi vedere, sono i verbi composti, composti di qualcos'altro. Ad esempio troviamo il verbo get, got, got, che vuol dire invece ottenere, prendere. Da qui abbiamo poi forget, forgot, ma attenzione che non è ancora forgot, bensì forgotten. Qui è leggermente diverso, non fatevi trarre in inganno. Un altro verbo composto, ad esempio, è stand, stood, stood, che vuol dire stare in piedi, e understand, understood, understood, che significa invece comprendere e capire. Però, a parte under, che è la preposizione, che vuol dire sotto, praticamente il resto del verbo stand, stood, stood rimane invariato. Quindi questo, diciamo, che un po' sono i più importanti, come vi dicevo nel documento che potete trovare
nei commenti c'è un esercizio per vedere se li avete ricordati e delle tecniche di memorizzazione. Ve ne comincio ad anticipare alcune per memorizzare questi verbi, ma in generale dei vocaboli che sono difficili da ricordare. Alcune proposte sono, per esempio, quella di, se volete, avere appunto queste flashcards, che sono dei cartoncini oppure dei fogli di riciclo, se volete, da quadretti, come volete voi. Da un lato, per esempio, scriverete l'infinito, tipo to go, ok? Se lo girate, scrivete went, ok? Così, in questo modo, e poi gone. A questo punto avrete una flashcard, quindi un cartoncino, che quando poi andate a studiare i verbi lo potete prendere in mano, tenerlo e dire questo è il verbo to go e cercare, senza guardare dietro, di ricordarvi com'è. E poi lo girate e vedrete went e poi gone. Fare così per tutti quelli che sono i verbi che fate fatica a trattenere, che magari sono quelli che abbiamo visto irregolari o quelli che magari sono un po' più di non uso proprio comune e che magari fate fatica a ricordarvi. Un'altra tecnica di memorizzazione potrebbe essere quella di scriverli più di una volta o magari utilizzarli in un contesto e poi, perché no, di farvi interrogare da qualcuno. Comunque, ad ogni modo, facendo già in questo modo, dovrebbe essere più semplice trattenere questi verbi irregolari e smettere di avere un nemico nella lingua inglese. Per questo video di oggi è tutto. Vi ricordo che se volete abbiamo una scuola a Milano, se volete venirci a trovare, ci sono anche dei corsi online che proponiamo e sono pubblicizzati in altri video, altrimenti scaricate il documento qui sotto o commentateci nei commenti se il video vi è piaciuto. Thank you very much for watching and have a nice day. Bye!